Proprio ieri, in realtà, appunto, siamo intervenuti per eseguire una custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo che non si arrendeva assolutamente a perseguitare la sua ex compagna e, dopo essere stato colpito già da un divieto di avvicinamento di fine novembre, ha continuato a perseguitarla sotto casa, anche fino ad entrare dentro casa della donna che ormai aveva deciso di allontanarlo. E quindi noi siamo riusciti a recuperare, anche grazie alle denunce della vittima, ma anche dei testimoni, per questo ripeto sono fondamentali le testimonianze delle persone che riescono ad essere a contatto con queste vittime, a richiedere subito alla dottoressa Angeleri una misura, e la dottoressa appunto l'ha presentata immediatamente al GIP, che ha risposto, devo dire sincero, veramente nella stessa giornata. E noi siamo riusciti a seguirla ieri ricercando appunto questa persona e assicurandola al carcere. Ecco, dopo l'ha processato, eccetera, però intanto è in condizioni di non nuocere. Esattamente.